Ciao Stracane e Bellavì, ciao a tutti, come va? Spero tutto bene. Allora, facciamo un video su Giuntoli, un argomento che merita per, diciamo, quello che stiamo vedendo, no? Sappiamo che Giuntoli è diventato il nuovo DS della Juventus dopo aver fatto 8 anni a Napoli, è reduce dalla vittoria di uno scudetto storico a Napoli, ha firmato un contratto per 5 anni alla Juventus. E fondamentalmente adesso è arrivato a Torino e tutta la stampa italica lo sta dipingendo come se fosse un santo, con tutto Sport che ha titolato Giuntolè. Io voglio chiedere veramente ai lettori di tutto Sport come fanno a leggere un giornale del genere. E insomma, è diventato un santo, lo stanno santificando tutta la stampa italiana come fosse il grande salvatore della patria. Fra l'altro, Giuntoli cambia da una realtà super florida come quella napoletana del Napoli ha una realtà allo sfascio come quello della Juventus, quindi uno si aspetterebbe che quando si cambi meglio. Ma non è tanto questo, ragazzi, il problema è proprio, diciamo, di natura un po' etica, no? Giuntoli ha fatto delle dichiarazioni imbarazzanti, come sapete, ha detto che lui è sempre stato juventino, che quando era piccolo addirittura il padre prendeva il pullman col papà, non lo so, dalla Toscana, prendeva il pullman per andare a vedere la Juventus. Insomma, delle dichiarazioni, diciamo, distoniche, poco congrue al periodo, poco rispettose dei tifosi del Napoli, poteva aspettare a fare almeno un po', visto che era riuscito da uno scudetto, e quindi fanno pensare proprio al lato proprio economicus, mercenario di queste persone che stanno per tanto tempo a lavorare per delle realtà calcistiche e poi il giorno dopo vestono un'altra casacca e non gli interessa più niente perché Giuntoli De Laurentiis se l'ha preso quasi dal nulla, dall'Empoli, sì, ha fatto delle cosine, però adesso andare in toni trionfanti a Torino a parlare in questo modo mi sembra poco rispettoso per i tifosi del Napoli, ma anche per la realtà Napoli, perché sei stato 8 anni lì, addirittura a Torino nell'ultima gara del Napoli contro la Juventus, che il Napoli ha vinto 1-0, gol di Raspadori, giunto gli è andato addirittura alle telecamere dopo la gara dicendo: "Vinceremo lo scudetto, sono molto soddisfatto, sono molto felice." Che fai un mese dopo? Vai a Torino e dici che sono juventino, sono sempre stato gobbo quando ero piccolo con mio padre, non vedevo l'ora di prendere il pullman, ma poi il pullman dalla Toscana, quante ore ci mettevi? 200? Non lo so, ritorniamo al problema proprio etico italiano, che problema che rende la Juventus così odiosa, cioè un'aggressività verbale anche a mezzo stampa, di dipingere una realtà quale non è, di esultare prima per alcune cose che alla fine non ci sono e non esistono. E sono dichiarazioni spocchiose di uno stile inesistente, di uno stile che parla prima di far vedere i fatti. E tutto Sport ha titolato "Ciao Napoli, Giuntoli", cioè sono proprio mancanza di rispetto sportivo, perché poi Giuntoli si porta dietro anche una storia e dovrebbe avere rispetto di questa storia, non sputare in questo piatto dicendo: "Sappiamo che il Juventus è una delle squadre, se non la squadra più odiata dai tifosi del Napoli", dicendo: "Sono juventino." E non lo so, sono dichiarazioni o sono veramente cose che mi hanno lasciato un po' di stucco. Poi certo, alcuni tifosi napoletani sono rimasti indenni, non si sono tanto interessati a questo. Loro dicono: "Ok, Giuntoli è andato lì, vediamo cosa farà senza tutto il suo team scout." E lo ritengono un ottimo professionista che ha lavorato stipendiato dal Napoli e loro non sono legati a Giuntoli e quindi loro se ne fregano di queste dichiarazioni. Però ci sono altri che invece sono rimasti male. Altri commentatori, esperti, ma anche super giornalisti di Sponda Napoli, che però sono giornalisti bravi in generale, che sono rimasti sconvolti da queste dichiarazioni, perché queste dichiarazioni, cioè, buttano un po' di fango sul suo passato. E tra l'altro sono veramente fuori senso, sono fuori contesto, sono decontestualizzate, cioè in un mese ti sei mosso fra la manfrina della clausola del 30 giugno e adesso vai lì e sembri il cavaliere di Notre Dame che siedi sulla poltrona, senti tutto rifatto, senza occhiali, o con gli occhiali così, non te li metti giunto gli occhiali così.
Dai, giuntoli, sii serio, forza, non è che si gioca con la passione delle persone o con la realtà del calcio, vieni dalla società top che ha vinto uno scudetto, che ha nome di moltissimi allenatori stranieri, prima di tutto Pep Guardiola, era la più temuta in Champions l'anno scorso, poi da una squadra lo sfascio, l'anno prossimo non fa la Champions, forse non la farà fra 2 anni, quindi ridimensionati, caro giuntoli, anche quando parli alla stampa, ho capito che sei andato a casa dei proprietari dei mezzi stampa, di molti dei mezzi stampa italiani, però un po' di rispetto per le persone, no? E questo rende sempre di più la Juventus antipatica, e sappiamo tutti che la Juventus è la barzelletta in Europa degli ultimi anni, ma degli ultimi 100 anni, perché quello che hanno fatto in Europa è pochissimo, e addirittura sono stati capaci, acquistando Cristiano Ronaldo, di non passare manco gli ottavi in Champions, quando Cristiano Ronaldo faceva 15 gol all'anno in Champions League, loro ne hanno fatti due, però mo ce l'hanno con Ronaldo e Coppa di Ronaldo, capito? Vedremo l'anno prossimo come si metterà con questa grande Juventus di Giuntoli, vediamo cosa farà, però un po' di silenzio Giuntoli aiuterebbe. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e alla prossima da Bella V. Supportami con un like, iscrivetevi al canale ragazzi, il canale è un po' fermo di giorni, grazie, cheers.